Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. L'altro giorno stavo facendo un TikTok su una barra di Exposimi Remix e rileggendomi il testo ho pensato, ma perché non farci un video su YouTube dove andiamo ad analizzare il testo barra per barra spiegando tutto quello di cui si parla, visto che ci sono molte citazioni a episodi davvero successi a Chicago, barre al limite del disrespect e quant'altro. Prima di cominciare, mi piace, commento, se non lo siete iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, seguitemi su TikTok perché lì ormai sono super attivo. Ho tutto qui davanti sul computer e prima di partire in realtà io volevo fare una piccola introduzione per spiegare un po' cos'è questo Exposimi Remix e un po' la sua storia in generale. La versione originale di Exposimi era un singolo di Memo 600, un ragazzo del set 600, e poco dopo questa canzone è stata remixata anche da King Von, un Black Disciple di O'Block come tutti conosciamo. Fatto sta che poi la canzone è cominciata ad andare super viral e anche un sacco di altre persone hanno incominciato a remixarla, per esempio qui in Italia l'ha fatto anche Rondo, e arriva così anche il turno di FBG Duck e Ruga, che decidono di remixare una canzone dei loro Opposite, perché loro invece sono del set STL IBT, ormai da 10 anni in guerra con O'Block, dove essenzialmente hanno combinato il panico, e ora lo leggeremo insieme. Si parte da Ruga, Ruga fa la prima barra, that's the way go, è così che deve andare, ama eat this cut, you eat the cut, di regola eat the cut significa fumare marijuana, non so se in questo caso inteso in questo senso o magari è più inteso come sempre fumare gli ops, comunque io fumerò questa roba, tu fumerai quella, è meglio sapere da quale parte andare, better know which way to go. Got some information, ho qualche informazione che voi troie, that you bitch n-word, odiereste sapere, would hate to know. Ragazzi, chiaramente non sono madrelingua, quindi abbiate un po' di pietà. N-word talk the shit, but they don't even know who made the hoe. Persone parlano di quella merda, ma non sanno nemmeno chi ha fatto lo, cioè chi ha reso O'Block quello che è oggi. E questa barra è particolarmente interessante perché si riferisce a Odi. Odi Perry era un membro di O'Block che è stato shottato il 10 agosto 2011 davanti, cioè, all'angolo di Parkway Garden. Quella zona di regola si chiama così. E da quel giorno in poi ha cominciato a chiamarsi O'Block. E chiaramente qui Duck penso che si riferisca non tanto alle persone di O'Block, ma a tutti quelli che sono ossessionati da O'Block, ma poi magari non sanno nemmeno la sua storia. Drop a bag on your head, my shooters get paid to blow. Ovvero, droppare una bag sulla tua testa significa mettere una taglia sulla tua testa, quindi dare un premio a chi ti fa fuori in un certo senso. I miei shooter vengono pagati per blow, per fare fuoco, penso. Poi arriva la prima strofa di FBG Duck, diciamo che qui si alternano in tutta la canzone. Fuck around and slide through the hole like I'm from the hole. Fuck around and slide vuol dire, cioè, fare il casino per O'Block, slidare, quindi passare magari con la macchina a piedi eccetera eccetera attraverso l'O come se fossi dell'O, quindi in questo senso dice che Duck è libero di fare quello che vuole ad O'Block come se fosse un membro di O'Block, perché tanto nessuno li rompe il cazzo, in poche parole. Let off 23 then 7 more that's how I come for bro. La maggior parte dei membri del set STL e IBT hanno dei numeri identificativi, per esempio Duck è lo 03 e il suo fratello FG Brick, a cui questa barra in un certo senso è dedicata, era il numero 30, quindi lui cosa intende dire? Let off 23 significa sparare 23 proiettili, poi 7 ancora, questo è come arrivo per mio fratello, come arrivo per vendicarlo. Perché 23 più 7? Perché la somma fa 30, quindi proprio il numero di Brick, ma soprattutto perché di solito tutti i caricatori di extend e qualsiasi altra cosa hanno 30 colpi. Poi qui c'è un'altra cosa abbastanza pesante, T-Roy ain't got shot inside his head but he ain't make it through, ovvero T-Roy non è stato sparato dentro la testa, insomma non è stato sparato in testa eppure non ce l'ha fatta. Qui si riferisce chiaramente a T-Roy, che era un membro di 23 anni, sempre O'Block, Black Disciple, e uno dei migliori amici di King Von. Senza ombra di dubbio c'è stato un periodo in cui insieme a King Von a Chicago ha seminato il panico. Il 14 febbraio 2017 è stato sparato nel petto, quindi diciamo ai polmoni, quindi lui gioca sul fatto che nonostante non sia stato sparato in testa, a differenza di Busky, un membro del set STL IBT che è stato sparato in testa ed è sopravvissuto ad un headshot, cioè nonostante questo è morto lo stesso, quindi diciamo che qua il disrespect c'è tutto. They got so many dead and war bitch, I don't know who to smoke. Hanno così tanti amici morti che non so chi fumare. Chiaramente lo smoccare qualcuno in America è slang e significa essenzialmente ucciderlo. Si ricollega Ruga, I don't know who to smoke but I'll take Lil Boo to go. Ovvero, non so chi, tra virgolette, uccidere, ma prenderò Lil Boo per questa volta. Lil Boo a sua volta era un membro dei Black Disciple del set 600, quindi lo stesso di Memo, ed è stato
stato ucciso in un drive-by il 3 aprile 2015. Tra l'altro ricordavo bene perché insieme a Diteng è stato in un certo senso il creatore del set 600, quindi nemmeno uno a caso. I can see him through the smoke, posso vederlo attraverso il fumo. Cody says coming out the crib, shoot him through the door, l'ho beccato mentre usciva dalla casa e l'ho sparato attraverso la porta. Tweaking of the mids, I think Lil Steve coming through the floor, ovvero tweaking of the mids significa stare alto, stare fatto, tweakare significa appunto stare un po' sconvolto, insomma sono sconvolto, ho pensato per un secondo che Lil Steve stava in un certo senso coming through the floor, stava no risalendo dal pavimento, questo perché Lil Steve era un ragazzo di 15 anni del set 600 che è stato ucciso il 19 settembre 2011, e quindi Ruga in questo caso dice che sta così sconvolto che gli sembra che Lil Steve stia risorgendo. He got caught in traffic, Waldo ain't get to finish his status, è stato beccato in nel traffico, Waldo non è riuscito neanche a finire il suo status, questo perché Waldo era un altro membro del 600 come set e ha ucciso Dusky the Man del set invece MOB, e la cosa interessante è che Waldo è morto praticamente il giorno dopo aver ucciso Dusky, e quindi in un certo senso non è riuscito a finire il suo status, cioè nel senso che non è riuscito nemmeno a prendersi i meriti, a flexare tra virgolette la cosa che è stato ucciso anche lui. He on the internet laughing, capping, then got caught without it, ovvero sta su internet, sta ridendo, sta facendo cap e poi fuori viene beccato senza di questo. Il without it in questo caso si riferisce a una eventuale arma, quindi viene beccato lacking in poche parole. E qui c'è forse la barra più pesante del dissing a mio avviso. Fuck you homie, he dead, fanculo il tuo amico è morto, hai sentito cosa ho detto, you heard what I said, fuck Shiroid, fuck Cody, fuck D-Tang e fuck Tyra Head, fanculo Shiroid, Odie, D-Tang e Tyra Head. E in questo caso The che è riuscito a dissare Shiroid e Odie, due membri di O'Block storici, come vi dicevo prima, entrambi morti, ma anche D-Tang e Tyra Head, che in realtà sarebbe Lil Boo, praticamente i fondatori del blocco 600. You handword host to me, you can even get close to me, cioè voi per me siete delle troie, non potete nemmeno avvicinarvi a me. I keep my heater, it's right by my side, so watch how you walk when you approach me. Allora, non riesco a capire bene cosa significa heater, ma comunque penso che sia inteso come arma. Ho il mio heater, it's right by my side, è proprio qui accanto a me, quindi so, guarda come cammini quando ti stai avvicinando a me. Baldi got smoked by a tree, Baldi è stato fumato da un albero. Run upon me with the stick, li pull up addosso con lo stick, anche in questo caso un'arma, e smoke him like a leaf, e l'ho fumato come un leaf. Praticamente il leaf sarebbe in un certo senso il backwood, cioè se non sbaglio la carta proprio da cui il backwood è tratto. Baldi era un ragazzo di 19 anni, ancora una volta un black disciple dal set 600, ed è stato sparato in testa mentre camminava con un amico. Now the choking up the street for walking up the streets, please stop talking up the beef. In questo contesto non riesco a trovare un significato sensato per choking, che dovrebbe significare tipo far casino, quindi magari stanno facendo casino per le strade, nel senso forse mentre camminiamo per le strade, perché poi dice please stop talking up the beef, cioè basta parlare del beef, perché chiaramente sono cose delicate di cui non si parla in genere. J Money got the worst of me, that's how it's supposed to be. J Money ha avuto il peggio di me, è così che doveva andare. J Money era ancora una volta un ragazzo di 21 anni, Black Disciple, questa volta però di O'Block, che è morto dopo un colpo in testa e a quanto pare prima di morire insomma ha sofferto. It's a lot of n-word that I'm not even going mention by the where they post to be. Ci sono ancora una marea di persone che non ho intenzione nemmeno di nominare, ma che sono dove si meritano, in poche parole sono morti. N-word be thinking the killers, queste persone, riferito penso ad O'Block e al set 600, pensano di essere dei killer, ma you look like a ghost to me, per me sei un fantasma perché sei morto. Boy, I've been smoking your homie, ragazzo stavo fumando il tuo homie, e in questo senso gioca sul fatto di fumare e quando no ti prende la gola e magari tossisci. The shit choking me, mentioning scrap and gonna get you shit by brand new graves lab, ovvero menzionare scrap non ti farà avere nulla se non una nuova lapide, una nuova tomba. We do it for scrap, lo facciamo per scrap, we don't fuck around and made 600 change block, cioè abbiamo fatto il casino così tanto in giro che addirittura abbiamo fatto cambiare i propri blocchi al set 600. Scrap era un rapper e un gang member, in questo caso del set MOB, era anche il cugino di Duck e il fratello di Ruga. I'm fresh off it, my switch up the cloth but I got the same Glock, cioè sono appena uscito da un hit, cioè da aver sparato una persona, potrei cambiare i vestiti però la Glock rimane sempre la stessa. Questa barra molto simpatica. You know what it is, we coming for more, my shoot at the same Glock, cioè sai come va, arriviamo per altre kill, non ci saziamo e quindi potremmo anche di nuovo fare una sparatoria nello stesso blocco in cui l'abbiamo fatta prima. This N-word mentioned Ituka,
a fuck around and send you to meet them. Cioè, queste persone menzionano Tuca. Tuca in questo caso pure c'ha una storia tutta sua. Io li uccido e vi mando a incontrarlo, cioè nell'aldilà. Tuca è un ragazzo del set STL. Pensate che questo set dopo la sua morte si è iniziato a chiamare Tucaville, quindi la sua storia è abbastanza simile per certi versi a quella di Odi. I don't got my Glock, non ho la mia Glock. Quando vedo un hop, when I see hop, on bro I'm beat him. Cioè giuro sul mio fratello lo pesto. Cioè nel senso, in questo caso dice che pure che non ha la Glock, Duck non si come dire, non si tira indietro al confronto. I'm smoking Lee Steve, can't breathe, I'm thinking it's over. Sto fumando Lee Steve, non riesco a respirare, penso che sia finito. In questo caso Duck si riferisce a Lee Steve, un membro morto di Brick City e 600, e quando lui è stato ucciso è stato sparato nel petto, quindi molto probabilmente gli hanno perforato un polmone, e infatti poco prima di morire proprio non riusciva a respirare. I wish I was right there when Lil Boogie slump, I would run his shit over. Ovvero, avrei voluto davvero tanto di essere con Lil Boo quando è stato ucciso, perché gli sarei passato sopra praticamente con la macchina, sottointeso. Questo perché quando Lil Boo è stato ucciso il suo corpo è stato lasciato sotto il pneumatico, comunque sotto una macchina, e quindi Duck ha detto che se fosse stato lì ci sarebbe proprio passato sopra, proprio per dare il colpo di grazia. Pass him to me, we just head him to the family tree. Passalo a me, lo aggiungeremo subito all'albero genealogico, ma più che all'albero genealogico, alla lista delle persone che hanno ucciso. Smack his ass with the back of the hit. Gli ho rotto il culo con il di dietro del hit. Ancora una volta non riesco a trovare una traduzione a hit, ma credo che sia comunque un'arma. Stello got hit from the back of the seat. Damn, the back of the seat. Cioè Stello è stato colpito da dietro il lato passeggeri, in poche parole. Questo perché ancora una volta Stello era un gang member che è stato ucciso in mezzo al traffico. Cioè lui stava aspettando al semaforo che scattasse il verde ed è stato colpito da dietro. He tried to get up from the back of the seat, they left his ass in the back of the seat. Ovvero, ha cercato di alzarsi dalla macchina, però hanno lasciato la sua testa nella macchina proprio perché non ce l'ha fatta più. Murder? Who you murder? Cioè, omicidio? Chi è ucciso? Talking about you flipping shit, what? A burger? Cioè, parli di flippare quella shit, cosa? Un hamburger? Boy, you nervous? Cioè, ragazzo, sei nervoso? You and never shoot no one in person. Cioè, cos'è il tuo primo omicidio? Nel senso, non hai mai ucciso nessuno se sei così nervoso. You handwork bitches, where your purse? Cioè, voi siete delle puttane, dove sono le vostre borse? Man, you handwork went and dye your hair on purpose. Cioè, avanti, voi persone vi siete andati a tingere i capelli, insomma, e penso che qui sia una piccola frecciatina a Lil Durk e King Von, visto che per un periodo della loro carriera hanno avuto i capelli tinti, e quindi magari dice cos'è, vi siete accocchiati entrambi per andarli a farli insieme. But was it worth it? How it's working? È stato worth, cioè nel senso ne valsa la pena? Come sta andando? Man, I wouldn't be surprised if they start working. Ovvero, man, cioè tipo dang, che cazzo, non sarei così sorpreso se iniziassero a twerkare, visto che appunto sono delle bitches, si sono tinti i capelli e via dicendo. Told them stay in tune, bitch I'm working. Restate in sintonia, sto lavorando. Please don't think shit chicken, this ain't churches. Non ho la minima idea di cosa possa significare in questo caso. Non pensate sia pollo di merda. Non è church, sarà un posto secondo me dove si mangia a Chicago. Tired of putting handwork in these verses, huh, I should get a million for these verses. Stanco di mettere queste persone in carri funebri, dovrei ottenere un milione per questi versi, per queste bar, chiaramente inteso. Poi c'è l'altro di Ruga. Quindi finisce qui, ragazzi. Questa era un po' l'analisi di tutto il testo. Come avete avuto modo di vedere, a mio avviso siamo davanti ad uno dei dissing più spietati della storia di Chicago. Nonostante le rivalità a cui secondo me noi che siamo soprattutto italiani non ce ne deve fregare un cazzo, questa canzone è una hit. Cercate di fare qualcosa diverso, fatemi sapere se questo format vi può interessare, magari potrei riproporlo con altri testi, con altre canzoni. Fatemi sapere anche cosa ne pensate in questo caso di questo dissing del beef. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non lo siete iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanellina, lasciate un commento, come vi ho già detto qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist del rap americano, il gruppo Telegram, l'account TikTok. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.